Benvenuti ragazzi in questo nuovo video di Cocinio 98. E non sono più abituato a dire questa intro, perciò ragazzi la facciamo dire a loro. Welcome everybody guys in this video of Cocinio. E auguri. Welcome guys in this new video of Cocinio 98. Welcome guys in this new video. Questa ragazzi è una cosa che volevo fare da troppo tempo, visto che queste clip le ho dai tempi di Ricca, che ha pubblicato il video mentre prendevamo in giro Diego S91. Quindi figuratevi quanto tempo fa. Ma ragazzi, c'è un'altra novità, ovvero questa. Perfetto ragazzi, sì, avete capito bene, questa è la mia nuova intro. E ovviamente vorrei spendere due parole su chi me l'ha fatta, ovvero Nyrex con la Y, ma comunque avete il link in descrizione. Raga, questo ragazzo è veramente, veramente tanto disponibile, è veramente un bravo ragazzo, è molto bravo poi a fare le intro, perché a me questa piace. Poi ovviamente la musica me la gestisco io comunque sia. Però ragazzi è molto bravo e sinceramente complimenti, continua, perché secondo me c'hai comunque delle abilità. Mi raccomando ragazzi, restate fino all'ultimo secondo di video, perché a fine video raga ci sarà una sorpresa fantastica. E sì ragazzi, questo video lo sto registrando all'1:24, perché? Perché tutt'oggi è andata via la luce. E l'unico video che avevo registrato, ovvero quello degli esami, 22 minuti di video, beh, è volato praticamente a Arbaretto. Quindi ragazzi, cosa faremo oggi? Ho shoppato dei codici dal mio link di Professor Rock. Raga, non so ancora se lasciarvi il link, vedrò in futuro. Comunque ragazzi, andremo praticamente, cioè ho shoppato un tot di pacchetti che adesso non so il numero di preciso qual è. Però eccoli, li ho tutti qui davanti e adesso li andremo a riscattare insieme. Perché insieme, Cocinio? Non lo potevi fare per cazzi tua, così ci vedevamo direttamente lo sbustamento e basta? No, perché sono codici random, ragazzi, sì. Volevo provare questa cosa, visto che non l'ho mai provata. Comunque, adesso partiamo con il primo, che è... convalida però. Furie volanti! Mamma mia ragazzi, da subito! Da subito ragazzi! Buonissimo furie volanti! Veramente buonissimo! GG! Furie volanti, non male! Passiamo al secondo, evoluzioni. Ovviamente ragazzi, ovviamente evoluzioni, non avevo proprio minimamente dubbio. Però il primo furie volanti mi piace. Allora, il terzo codice... un altro evoluzioni, va bene, va bene, va bene, ok, ci siamo. Vabbè. Quarto codice è un'evoluzione, ci sta ragazzi, ci sta. Con questi devi rischiare, evoluzioni è quello che costa di meno, quindi, però furie volanti, un'altra evoluzione, raga. Non ci sta molto andando bene, però... un furie volanti comunque ce lo abbiamo. Litten. Che cos'è? E io ho speso 32 centesimi per questo? Va bene, va bene. Così è così, eh. Così è così. Ma continuiamo, non demordiamo noi. Sole e luna, Guardian Rise. Guardiani nascenti. Onesto, onesto. Il che è onesto. Anche se ci può... cioè, questo è il top ovviamente. Scontro primordiale, raga, basta che non vengono le evoluzioni. Io quello chiedo, non evoluzioni. Che bello ragazzi, mi ero dimenticato di mettere la webcam. Onesto, però continuiamo. Allora, altro codice. Destini incrociati mi piace, devo dire che mi piace. Non ci sta andando molto male. L'importante è che non troviamo appunto tutte evoluzioni. Per l'appunto, evoluzioni. Ma va bene ragazzi, va bene, ci può stare, eh? Devo dire ci può stare. Vediamo, antiche origini, sempre meglio che evoluzioni, raga, pensiamola così. Sempre meglio che evoluzioni, tutto è meglio di evoluzioni, ricordatevelo. Per l'appunto, un altro, evoluzioni. Questo qui, non riesco a copiarlo, eccolo qui. Vediamo, evoluzioni ovviamente, non avevo proprio minimamente dubbi. Poi raga, io non so manco quanti codici ho shoppato.
Però comunque è un prezzo bassissimo. Destini crociati, onesto, 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 devo dire onesto. Vediamo il prossimo, evoluzioni, non avevo proprio dubbi. Gli ultimi due codici, ragazzi, gli ultimi due codici sono evoluzioni, non avevo dubbi. L'ultimo codice, dammi qualcosa di buono, per favore, dammi qualcosa di buono, per favore. Evoluzioni, non avevo dubbi. Bene, ragazzi, non ci è andata, devo dire, molto male, non ci è andata molto male. Però comunque ci poteva andare meglio. Quante evoluzioni abbiamo ottenuto? Andiamo a vedere subito. Abbiamo ottenuto esattamente 10 evoluzioni, ma anche un po' di altra zozzeria. Allora, ovviamente cominceremo proprio da evoluzioni. Apriremo 10 pacchetti, poi questi magari ne apriamo 5 di evoluzioni e poi tutto il resto, perché tanto, raga, così magari di evoluzioni mi posso... Onesto, onesto, cominciamo veramente onestamente con uno Slowbro X, che comunque è pur sempre un ex, ragazzi, ricordatevelo. Fa schifo, ok, ma è un ex e quello è l'importante. Due carte rare, un Farfetch'd e un Venusaur'X, e un Venusaur'X. Onesto, ragazzi, pur sempre onesto, un'altra ex, due pacchetti, due ex. Ok, ok, non ci... Ciao ragazzi, scusate l'interruzione. Ho trovato Mew Holo, che comunque è pur sempre un Holo e non ci dispiace più di tanto. Comunque, tre pacchetti, due ex, mi sta bene, mi sta bene. Scusate, mi sa che ho dei capelli scandalosi, però va bene così. Una carta rara, Mega Charizard X Full Art. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. E dai, stiamo cavalcando l'onda. Yes, ragazzi, 4 pacchetti, 3 ex, di cui Mega Charizard X Full Art, Electrode e Arcanine. Ok, va bene, non troppo bene, ma va bene. Se eventualmente andava meglio, andava più bene mediamente, però è andata così e ci sta bene. Due carte rare. La prima è un Zygarde, della carta rara è un Mothim. C'è andata ambigua in questa. Comunque una carta rara. Una carta rara. Lugia, che non mi dispiace, anche se cioè, potevamo trovarci altro. Scontro primordiale. XY scontro primordiale. Bah, non mi serve nulla di particolare, ma comunque un ex è sempre gradita, tipo Nidoqueen, Nidoqueen Alpha Art. Non è che mi piace più di tanto, però è pur sempre un Alpha Art. Meglio delle rare, diciamo, schifose, insomma. Allora, vediamo che questo è un Malamar addirittura comune. Comunque, una carta rara e un Gyarados, che però è onesto, con questo Gyarados ci sta un mazzo, con questo Gyarados, quindi non mi lamento. Poteva andare meglio, ma poteva anche andare peggio, diciamola così, cioè vediamola così. Allora, vediamo qui che cosa abbiamo, eh. Questo è un Sole e Luna. Crabom Enable, Crabom Enable, ragazzi, è tornato proprio lui. Proprio lui è tornato, ragazzi, sì. Guardian Rising, Guardian Rising. Ce ne abbiamo due e per ultimo abbiamo Furie Volanti, una carta rara. Una cartina rarina di questo pacchetto. Sandslash di Alola. Questa carta de... Ole! Wishy Wash. Una carta rara. Garbodor. Onesto, ma non troppo, ragazzi, eh. Ultimo pacchetto, Furie Volanti, ragazzi. Sheminex. Full Art. Anzi, Sheminex Ghost, che non esiste. Lo voglio. Uso il metodo di Diego e il metodo mio insieme, ovvero il metodo mio è quello di andare avanti e sbirciare la seconda carta, e il metodo di Diego è guardare la fotocamera.
Quindi ragazzi, 3, 2, 1. Shedinja! Una carta rara con 30 punti vita? Ma siamo seri? Cioè, veramente questa può essere considerata come una carta rara? Cioè, dai, vabbè, ma a parte i scherzi, raga. Ma che presa per il culo. Cioè, dai, adesso mi apro un'evoluzione così a caso e ci trovo un altro mega... Mega Venusaurex Full Art, così, a caso, raga. A caso perché lo dico io, dai. Oh, cioè, ma non è possibile, raga, una carta rara. Mewtwo, ma vaffa. Va bene, ragazzi, scusate, diciamo il video leggermente breve, ma comunque i contenuti ci sono e come, ragazzi. Era tanto che non portavo un pack opening, diciamo, direttamente in video invece che in live, e sono contento comunque di riportarlo. Quindi, ragazzi, io direi che il video è finito. Mi raccomando, restate fino all'ultimo secondo del video. Lasciate un like, commentate ed iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io, ragazzi, vi invito a seguirmi su Instagram, il link è in descrizione insieme ad altri link molto utili. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, noi ci vediamo direttamente al prossimo, che è venerdì, e dovrebbe essere, piccolo spoiler per chi è arrivato fino qui, il video della mia maturità. Quindi ragazzi, io vi mando un abbraccio, mi raccomando, fate i buoni, bella raga.